Rocco Mortelliti, il direttore artistico di Notti Clandestine, in direzione ostinata e contraria, edizione 2019 di Termini Imerese. L'esperienza di essere direttore artistico di questa manifestazione è stata complessa, è stata impegnativa, come la si può definire? No, non è stata complessa perché parte diciamo da un po' da lontano, perché mi lega l'amicizia con Totò Scaccia e Roberto Tedesco, persone che stimo molto, siamo legati, siamo amici, quindi sapevo di questa manifestazione che è nata 9 anni fa con un palco e un microfono, e si dava la possibilità un po' a tutti di esprimere concetti, declamare poesie, cantare canzoni. Era un po' una specie di finestra della società. Chiaramente io l'anno scorso sono venuto, mi hanno invitato, poi il rapporto con Totò e Roberto è continuato per altre anche manifestazioni, operazioni teatrali, e quando mi hanno chiesto di fare il direttore artistico ho detto di sì, nel senso che io ho cercato di, nel mio piccolo, di integrare situazioni, persone e di contaminare quello che accadrà sul palco. Come abbiamo già annunciato, si parlerà di letteratura, si parlerà di teatro, si parlerà di cinema, si parlerà di scultura, di pittura, di musica, perché negli anni 70 ci furono le prime contaminazioni nel teatro, poi negli anni 80 c'è stata una virata verso l'imbecillità e tutto questo si è perso. E mi fa piacere che invece stia ritornando un po' anche in tanti paesi d'Italia la riproposta di mettere insieme tutte le arti possibili. Qual è lo spirito di Notti Clandestine 2019? Ma lo spirito intanto di far passare 2-3 ore serene e forse dando qualche informazione in più alle persone, perché io voglio fare un esempio pratico, che vuol dire, la cultura è un po' tutto, la cultura siamo noi, quando noi ci relazioniamo facciamo cultura, scambio di opinioni è cultura, con rispetto delle persone, delle regole. Dicevo, faccio un esempio, se la scenografa Bizzarri, che è una scenografa importante italiana, ci mostra come ha realizzato la Cappella Sistina nel film Abbiamo Spaba di Nanni Moretti, e fare cultura e spiegare allo spettatore dietro le quinte come si realizza un'emozione, perché poi in effetti noi siamo portatori di emozioni e di riflessioni, l'importante è far fare delle domande, uno va via di Notte Clandestina con qualche domanda in più, che è già tanto. Oggi in conferenza stampa si è presentato il programma, il ricco programma di questa manifestazione. Volti, nomi conosciuti, ma anche delle novità? Sì, beh, ci sono delle chicche incredibili che chiaramente non sono venute da parte mia, ma dal lavoro meticoloso che ha fatto Roberto Tedesco, perché quando mi ha proposto, mi ha fatto vedere un video di un pecoraro che vive in mezzo ai monti e in 30 anni ha costruito una grande emozione, cioè ha costruito con le pietre un teatro. Beh, come si può non guardare in faccia questo signore e parlare con lui? È il minimo che si potesse fare, insomma, ecco, questo è un esempio per appunto far capire le contaminazioni, no? Perché quest'uomo ha avuto quest'idea e ci ha impiegato 30 anni? A me interessa molto, cioè, mi piace fare questa domanda e sapere da lui che cosa lo ha mosso, no? Perché poi vedendo il video io mi sono veramente emozionato, pare sia in una montagna sperduta e bisognerebbe fare degli spettacoli lì, assolutamente.
Rocco Mortelliti è più attore o più regista? Ah, Rocco Mortelliti nasce come attore. Io ho frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica in qualità di attore e poi mi interessava raccontare le storie, quindi partire dall'idea fino alla realizzazione. E da molti anni faccio solo il regista, ogni tanto faccio una capatina in teatro con qualche spettacolo, qualche partecipazione. Però, come dice il vostro conterraneo Pirandello, tutti recitiamo in qualche modo. E, diciamo, la parte del far finta in me c'è sempre, insomma. Questo mi aiuta anche a lavorare con gli attori negli spettacoli e nei film. Andrea Camilleri ovviamente verrà ricordato durante la manifestazione in diversi momenti, un momento per ogni sera, per ognuna delle sei sere che rientrano nel programma di Notti Clandestine. Quanto ha influenzato la sua vita professionale? Beh, tutto. Lo conosco da quando avevo 18 anni e quindi ha influenzato la mia vita professionale, anche quella di uomo, anche quella di padre, ha influenzato tutto e in queste serate me lo voglio sentire vicino. E allora ci vediamo dal 19 al 24 di agosto. Dal 19 al 24 di agosto, venite, staremo bene insieme sicuramente. Faremo un'esperienza insieme, deve essere uno scambio tra noi che siamo sul palco e gli spettatori, perché in questo caso è teatrale la situazione e nel teatro c'è uno scambio di energia tra chi recita, tra virgolette noi recitiamo, e chi ascolta. Noi abbiamo bisogno del pubblico e viceversa. Grazie e buon lavoro. Anche a voi.